ripresa molto molto dura per Ken Buchanan. Tredicesimo round. Round 13. Duran trying for that knockout. And speaking about knockouts, I would guess that's what Buchanan would need to win this fight. I've got him behind. Molto determinato Duran all'inizio di questa tredicesima ripresa. I think it would make a great rematch. Those jabs by Buchanan aren't quite getting in there. Gancho sinistro di Duran. Duran ha capito che è in grado di incassare con facilità i colpi dell'avversario, quindi può anche... You've got to give a tribute to the game. Prendere qualche rischio. Ken Buchanan, as the referee tells Duran to keep his punches up. Sinistro, destro, investito ora Buchanan dai colpi di Duran. There was a flash knockdown. Buchanan went down briefly in the first round. Half the round over. Destro di Duran. Destro e sinistro. Buchanan tired, no question about it. A minute to go in the round. Insomma, Buchanan non vuol saperne di cedere. Col pubblico che scandisce il nome di Duran. Buchanan si permette anche un buon gancio sinistro. The challenger has tremendous vitality and stamina. Col destro Duran. Now I think Buchanan's getting by on nerve alone. Ancora il destro di Duran. Finisce quasi fuori dalle corde Buchanan. No knockdown there. 10 seconds to go in the round. La reazione è coraggiosissima di Buchanan, ma poi il destro terribile di Duran. E arriva il gong. Mentre Buchanan si accascia al tappeto dando l'impressione di essere stato colpito basso. Dr. Edward Campbell of the commission has gone in. Ma francamente nella serie di colpi portati a segno da Duran è possibile che qualcuno sia finito sotto la cintura. There was a flurry of punches at the bell, and all of a sudden. A un certo punto c'è l'annuncio dall'angolo di Buchanan. Went down. Gil Clancy is talking to the referee, Johnny Lobianco. Gil Clancy, che è all'angolo. Let's see what's going to happen here. Di Buchanan. The referee may be stopping Gil the play. Gil Clancy è stato anche il manager di Emil Griffith. The warning whistle has sounded. Fa segno che il pugile non è in grado di continuare. C'è Buchanan che parla con l'arbitro. The fight has been stopped. The fight quindi viene alzato il braccio a Duran, quindi non c'è squalifica per Duran, ma il record segnerà una vittoria di Duran per KO tecnico alla tredicesima ripresa. Vittoria comunque ineccepibile, anche se può esserci stato un colpo basso nell'ultima serie portata a segno dalla pugile panamense. Non v'è dubbio che la superiorità di Duran era stata chiarissima. Johnny! Get Johnny! I'm trying to get the referee over here. I'm gonna talk to Johnny Lobianco. Johnny!
L'arbitro è Tony Lobianco. Apparently got hit just after the bell rang. I didn't think it should be counted. Pare che il colpo, se c'è stato colpo basso, questo colpo sia arrivato dopo il colpo di gong. Ma dice l'arbitro, è impossibile che un colpo di quel tipo possa aver determinato. It was very, very obvious that he was in no condition to continue. Well, you're going to stop the fight anyway, even if he didn't. Dice, avrei comunque fermato l'incontro perché Buchanan non era in grado di continuare. Buchanan's back to the ropes, and the referee in the way. Ecco, proprio in questo momento qui, ecco, nel momento in cui l'arbitro stava fermando il match, vedete che l'arbitro ha le braccia attorno a Duran, e in quel momento probabilmente è arrivato il colpo basso. Quindi l'arbitro probabilmente aveva già deciso di fermare il match, per questo la decisione è KO tecnico alla 13ª ripresa, anticipando quindi il colpo basso e anticipando il gong di conclusione del round. Dice, ecco appunto l'annunciatore dice Buchanan unable to finish, incapace di continuare, quindi il KO tecnico è arrivato prima dell'eventuale colpo basso.